Sua SPA presenta il bilancio e il nuovo consiglio d'amministrazione nella sede storica della Sangritana a Lanciano, che ha ospitato per la prima volta il TUA Day giunto alla quarta edizione. Presidente dell'azienda unica di trasporto regionale interamente partecipata dalla Regione Abruzzo è stato nominato Gianfranco Giuliante, consiglieri Barbara Petrella, Antonio Prospero, Guido Forlini ed Annalisa Bucci. Ripartiamo dai risultati raggiunti dal vecchio CDA, ha detto Giuliante, con un bilancio in attivo di 34.000 euro. È stato un anno difficile, ha aggiunto, per il taglio dei contributi statali. Per realizzare nuovi servizi e migliorare quelli esistenti sarà necessario integrare le risorse con i fondi europei. Presentiamo un bilancio inutile, un bilancio che nasce un anno difficile con un consiglio di amministrazione che è quello che ci ha presieduto e di cui ho fatto parte per gli ultimi mesi e crea le condizioni, creano le condizioni, i risultati raggiunti per aprire delle prospettive strategiche importanti per cercare nel breve, nel medio e nel lungo periodo di ridisegnare quello che è un settore strategico. Siccome, come sappiamo, ci sono stati dei tagli, noi pensiamo di aggredire il comparto Europa, dove ci sono dei fondi, c'è la possibilità innovativa con la Darrio di utilizzare la Cassa Depositi e Prestiti e quindi cercheremo di trovare delle possibilità che in questo momento il bilancio non mette a disposizione per fare tutto quanto una serie di operazioni di rilancio, sia, lo ripeto, sul ferro, sia sulla gomma, sia per le infrastrutture. Alla convention ha preso parte anche il presidente della regione Marco Marsilio, che ha lanciato un appello ai parlamentari abruzzesi affinché venga implementato il Fondo Nazionale dei Trasporti. Dovrebbe essere inaugurata una stagione diversa, ha detto, in cui si torni ad investire sul trasporto pubblico locale, indicatore del livello di civiltà di una società. Si chiude un bilancio in positivo. Naturalmente il bilancio a cui noi guardiamo non è soltanto quello economico, è importante e ringrazio gli amministratori che hanno saputo raggiungere questo risultato nonostante la diminuzione dei contributi pubblici, questo va detto. Il Fondo per i Trasporti è un fondo nazionale che viene dato e ripartito poi tramite il Ministero alle Regioni e questo fondo ormai da anni viene intaccato ed eroso, questo costringe a fare opera magari sì sicuramente di razionalizzazione e di contenimento delle spese ma a volte anche tagli dolorosi e questo si riflette poi su un altro tipo di bilancio che è quello della soddisfazione della clientela. Ecco, noi adesso dobbiamo, una volta messi a posto e in equilibrio i conti, lavorare molto di più adesso sulla soddisfazione della clientela e sul fatto che i servizi che TUA eroga ai nostri cittadini, ai nostri utenti siano sempre più all'altezza dei bisogni di mobilità che la nostra regione vive. Noi abbiamo qui una tradizione, siamo venuti a Lanciano apposta, che rappresenta appunto l'epicentro di una scelta lungimirante fatta ormai oltre un secolo fa, quella di investire sulla ferrovia come mezzo di trasporto. Non sono molti i territori e le regioni che godono di un patrimonio proprio appunto di strade ferrate e di treni. L'Abruzzo ce l'ha grazie a questa lungimiranza. Ecco, noi vogliamo rivivificare questa tradizione, questa intelligente intuizione e tornare a investire sul ferro come trasporto privilegiato perché è il più economico, quello che trasporta con maggiore capacità di numero di passeggeri, in maniera più ecologica perché attraverso l'elettricità non rilascia emissioni e anche con maggiore sicurezza nelle percorrenze, soprattutto nei momenti invernali e nei tratti più difficili. A raccogliere l'invito del presidente Marsilio c'era il coordinatore regionale e parlamentare della Lega, Giuseppe Bellachioma. Se voi fate una piccola analisi da un anno a questa parte vi accorgerete che stiamo facendo una filiera politica importante che parte dai piccoli comuni, arriva alle province, alle regioni, al Parlamento e adesso la Lega può godere di 27 rappresentanti all'Europa, quindi in Europa abbiamo persone che sono state elette nel collegio meridionale, persone che comunque mi hanno già detto che si metteranno a disposizione anche per l'Abruzzo. Parte una nuova era, parte un nuovo consiglio di amministrazione in cui la Lega è ampiamente rappresentata,
vogliamo portare anche in questa bellissima realtà abruzzese, che chiaramente come tutte le realtà abruzzesi ha delle criticità, ma questo è ovvio, questo è normale, siamo in un momento particolare dal punto di vista dell'amministrazione anche dei trasporti, le indicazioni che daremo saranno indicazioni di buonsenso, di coerenza, di razionalizzazione migliore del servizio e una migliore efficienza dei costi, un piano di riordino generale, diciamo, della TUA, che chiaramente deve portare al fatto che gli abruzzesi possano godere di un servizio che sia migliore di quello precedente, sia per quanto riguarda le tratte, gli orari, particolare attenzione alle persone disabili che spesso soffrono di una criticità importante dal punto di vista dei trasporti. Per il resto abbiamo il nostro presidente Gianfranco Giuliante, abbiamo Annalisa Bucci, rappresentante nel Consiglio. È chiaro che qui si tratta di gestire e di amministrare una società che fa trasporti, la politica non la deve condizionare ma la deve solo aiutare. Tra le priorità del governo regionale nel settore dei trasporti c'è il tanto atteso collegamento tra Adriatico e Tirreno, rimasto però al palo, ma ha assicurato Marsiglio l'impegno della regione con Ferrovie dello Stato è continuo. È in uno stato più avanzato invece la risoluzione dell'alta velocità sulla fascia adriatica. Su questo ci sono investimenti, diciamo, in stato più avanzato, quindi come dire, lo stato, diciamo, della linea adriatica è meno preoccupante del collegamento verso il Tirreno, che è rimasto, come dire, fermo completamente al secolo scorso o peggio a un secolo fa, con Ferrovie. Una parte dei lavori che riguardano la velocizzazione della tratta tra Ancona e Bari, e in particolare tra Bari e Pescara, sono già in corso. Naturalmente anche lì non ci illudiamo, non restiamo fermi in attesa che consegnino i cantieri, e l'interlocuzione, la pressione su Ferrovie è sempre costante, ma lì siamo almeno un passo avanti. Oggi è un giorno importante perché, oltre alla presentazione del bilancio, diciamo, c'è il cambio tra la vecchia gestione del trasporto pubblico locale e quindi della regione e la nuova gestione. Da oggi si comincia a lavorare in modo diverso. È chiaro che è una realtà, la tua è una realtà importante, stiamo parlando di 800 pullman, 1500 dipendenti, c'è un forte interesse verso un rinnovo del parco mezzi, infatti nel giro di un paio d'anni avremo 200 nuovi pullman che permetteranno di offrire un servizio migliore ai cittadini, ma soprattutto anche di aumentare l'offerta e quindi aumentare le potenzialità di questa azienda. È vero, ci sono dei tagli, questi tagli vanno scongiurati, c'è una forte azione a livello nazionale anche attraverso la conferenza Stato-Regioni. E siamo certi che il governo nella manovra di fine anno e anche in alcuni aggiustamenti in corsa rimpinguerà questo fondo per il trasporto pubblico locale. Ci sono i finanziamenti europei a cui, come diceva il Presidente Giuliante, la TUA sicuramente si rivolgerà. È una sfida importante, una sfida che prevede anche la razionalizzazione di alcune situazioni per ottenere un risparmio di costi. Una sfida che il nuovo presidente di TUA SPA vuole vincere tutti insieme, senza distinzione di provenienza, dalle tre società la cui fusione ha dato vita a TUA. Stiamo cercando di far passare il messaggio che dopo 4 anni bisogna sentirsi squadra nella nuova società. Appena arrivato alcuni mi si presentava come ex ARPA, ex CTM, ex Sangritana. Naturalmente questo in qualche misura era ricondurre ognuno alla propria storia personale anche in termini lavorativi, ma la necessità di un cambio di passo e di entrare in squadra in una società nuova e che deve proporsi, a differenza del passato, non tanto non solo come un'erogatrice di servizi quanto come produttore di servizi. Ci dobbiamo far percepire come imprenditori, perché questo è l'unico modo per salvare il trasporto pubblico abruzzese, ma in generale il trasporto pubblico in Italia. Alla convention ha preso parte anche l'assessore regionale all'urbanistica Nicola Campitelli, che ha voluto evidenziare l'importanza del TUADE nell'officina storica della Sangritana. Non è un caso che oggi siamo a Lanciano. Lanciano oggi siamo qui perché Sangritana rappresenta una parte di storia dei trasporti in Abruzzo, quindi ecco perché a Lanciano, ecco perché in questo scenario, qui oggi a Lanciano, in questa location che rappresentava il cuore pulsante di una
ad un'azienda storica come la Sancritana, con una, diciamo, alle spalle un secolo di storia che ha rappresentato il cuore pulsante di un intero territorio, di Lanciano e di tutta la Frentania. È chiaro che la nuova società dei trasporti TUA non può far finta di nulla, ci sono 107 anni di storia di un'azienda che è stata un'azienda probabilmente la più importante nell'ambito ferroviario abruzzese, e quindi Sancritana sicuramente rappresenterà un pilastro fondamentale sul quale ricostruire la nuova società dei trasporti a livello regionale, che sicuramente avrà altre ambizioni, altre sfide da affrontare e sicuramente da vincere. Innanzitutto siamo contenti che Gianfranco Giuliante abbia deciso di farlo nella nostra provincia di Chieti e soprattutto nella bassa provincia di Chieti, quindi già questo. Conosco Gianfranco da tanti anni come persona assolutamente pragmatica e lungimirante. Sono convinta che insieme al suo CDA farà un ottimo lavoro per far crescere ulteriormente quella che è un fiore all'occhiello della nostra regione e di tutti quanti gli utenti, che riusciamo a coprire addirittura il 65% del trasporto locale, per cui insomma mi sembra una realtà importante che sotto la guida di Gianfranco Giuliante sicuramente crescerà.